schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovissimo glitch dei soldi. Un glitch veramente facile e molto efficace. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di un centro operativo mobile, un garage con delle LG normali, il garage ovviamente dovrà essere pieno, e un'auto da duplicare, possibilmente se l'avete la Sultan, diciamo è la migliore, evitate la LG Retro Custom perché si bugga sotto mappa. Allora, che cosa dobbiamo fare? Quando abbiamo tutto entriamo nel centro operativo mobile dove è la nostra auto custom, saliamo sull'auto e apriamo il telefonino, andiamo sull'icona di internet e premiamo X ed R2 quasi contemporaneamente, ragazzi, quasi contemporaneamente, deve essere proprio un passaggio molto ma molto molto veloce. Quindi riproviamo X ed R2 fino a che non otterremo un bug, ovvero l'auto si duplicherà dentro il centro operativo mobile. Una volta ottenuto questo bug, ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Andiamo davanti all'auto, pigiamo triangolo, ci teletrasporterà nell'auto, acceleriamo, scendiamo un pochino e usciremo. Quando siamo fuori prenderemo l'auto con cui siamo usciti e l'andiamo a depositare in garage, ovviamente pieno. Sostituiremo l'auto con una LG normale, ragazzi. A questo punto possiamo continuare a fare il glitch. Questo glitch è buono anche per chi ha le targhe bloccate, perché ogni duplicazione ha una targa diversa. A questo punto, ragazzi, rientriamo nel centro operativo mobile dove c'è l'auto cappottata, usciamo e rientriamo nel centro operativo mobile, niente di più semplice, in maniera tale che l'auto che è cappottata nel centro operativo mobile sparisca. Quindi rientriamo e automaticamente l'auto non ci sarà più. Alcune volte può capitare che l'auto sparisca ed è per questo che dico che dovete essere presidenti. Allora, ripartiamo. Icona di internet X e R2. Allora, quando sparisce l'auto, ragazzi, come in questo caso, l'unica cosa che dovete fare è uscire fuori, andare nel menu interazione, presidenti, e fate rimanda al veicolo in deposito. Automaticamente l'auto ritornerà dentro al vostro centro operativo mobile e voi potrete ripetere il glitch. Quindi ve lo ripeto ancora, dovete salire sull'auto, aprite il telefono, vi posizionate sull'icona di internet e schiacciate X e R2 quasi contemporaneamente, ragazzi. È un fattore di millesimi di secondo, però riesce, ragazzi, un po' di pratica e il glitch riesce sempre. Ovviamente o vi aprirà internet se siete troppo veloci a premere X, oppure se siete diciamo troppo veloci a premere R2 vi butterà fuori con la macchina, basterà rientrare e ripetere il glitch. Quindi a questo punto, ragazzi, siamo nuovamente con una duplicazione, ne sto facendo vedere un'altra di duplicazione, e a questo punto, ragazzi, vi ripeto, basterà accelerare, muovere un pochino l'analogico e vi ritroverete fuori dal, diciamo, dal centro operativo. Insomma, andate in garage, sostituite con una LG normale e andate a ripetere il glitch, ragazzi, nulla di più semplice. Questa volta, in questo passaggio, vi faccio vedere un metodo diverso in caso in cui l'auto vi si bughi, o meglio vi si mette in una posizione che voi non potete tirarla fuori dal centro operativo mobile. C'è una seconda possibilità. Quindi quando abbiamo fatto la duplicazione prendiamo l'auto, scendiamo e risaliamo sul centro operativo,
e automaticamente l'auto sparisce. Quindi andiamo a fare una terza ed ultima duplicazione con una variante diversa, ragazzi. Mi raccomando, seguite bene i passaggi. Allora, quando siete sul telefonino che aprite internet, dovete premere X e subito dopo R2. Quando vi scompare la macchina, come in questo caso, la richiamate con rimanda in deposito e vi ritrovate l'auto. Quindi in questo caso X R2 rapidamente. Lo rifacciamo un'altra volta, perché come vedete anch'io ho delle difficoltà di tempistica, però quando imbroccate la giusta tempistica è abbastanza semplice il glitch da fare. Quindi XR2, anche perché ho visto che qualcuno mi diceva L2X, no ragazzi, R2X. Quindi andiamo a vedere se l'auto si è duplicata. Come state vedendo, ragazzi, ci vuole un pochino di pazienza, ma sicuramente è meglio del glitch che vi ho portato qualche giorno fa, quello del bunker con il caddy o comunque con il carrello. Come state vedendo, l'auto si è duplicata. A questo punto, ragazzi, noi facciamo conto che io non mi posso muovere, che l'auto non si muove. Per trasferirla in garage, se l'auto non si dovesse muovere, cosa dovete fare? Andate in garage, prendete una LG normale e la portate dentro il centro operativo mobile. Automaticamente l'auto che è dentro il centro operativo mobile passerà dentro al garage e la LG normale resterà dentro al centro operativo mobile. Vi ricordo che tutti quanti i duplicati delle auto che farete prenderanno le targhe delle LG che voi metterete al posto dell'auto che state duplicando. Quindi io adesso tolgo questa auto, la porto in garage, la metto insieme agli altri cloni e vi faccio vedere quante auto ho fatto. Ragazzi, è veramente abbastanza semplice. Mi raccomando, ricordate sempre di risalire nel centro operativo mobile, altrimenti non vi salverà le auto. Con l'ultima auto io parlo, quando avete finito di fare il glitch, altrimenti vi scomparirà. Queste di destra, ragazzi, sono i cloni, quella di sinistra è l'originale. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.